Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 30esima puntata della serie americana. Oggi siamo qui con Simone, ciao a tutti. Matteo, ciao a tutti. Allora ragazzi, c'è stato un piccolo malinteso. Andiamo avanti. C'è stato un piccolo malinteso tra me, io non so se mi sono spiegato male io o cosa, perché ho detto seminiamo mais. Sì, Pietro sul 12 ha seminato tutti i girasoli. E va bene, e ho detto pazienza, dai. Io intanto mi stavo seminando il 15 di mais. Pietro finisce, se ne va a mangiare, arriva Simo. A quanto pare Pietro ci lascia detto a Simo, non so che cosa, di seminare il campo 14 a girasoli. No, guarda una striscia, guarda l'altra. Aspetta. Così Simo comincia il campo 14 a girasoli. Io nel frattempo finisco il 15 e vado ad aiutarlo al 14. Io seminando mais e lui seminando girasoli. In questo modo abbiamo due paia di due culture sul campo. Praticamente. Guarda che c'è stata una striscia tra una striscia e l'altra, c'è stata una striscia di mais. Sì. Non puoi lamentare? Ah no, altro che. Il problema è che sarà cambiare la striscia di girasoli col mais. Primo la fase finale, la butto. Tanto farming è facile. Cioè, non ti fa problemi. A parte che non so se in realtà schiacciando un tasto sul joystick cambi il prodotto della seminatrice, eh. Serve che vengo giù lì. Porca malandro. Dico che parte con la seminatrice alzata. Vaffanculo. Ecco. E così. Ma tu stai sorchiando ancora? No, io ho finito il sorchiato. Ah, e allora adesso cresce uno stadio, diamo l'ultima sarchiata. No, aspetta che qua deve crescere lo stadio qua da me, dopo sono tutti pronti per la tripiatura. Poi, finito lì. Facciamo crescere uno stadio, risarchiamo tutto. Mi fai capire come se cambia cultura, che non mi ricordo. Ma sulla seminatrice? No. Allora devi schiacciare R, B e Y. Porca puttana. No, aspetta, che non lo so, no, forse è la Y. O. La H, la Y. La Y. Capito. A me non me lo dice perché. Da vedi? Da qua me lo dice seleziona seme. Dalla tastiera, se schiaccio la tastiera no. Non me lo dice seleziona seme. Simo! Mo, evita di farla. Simo, cosa lo stai facendo questo campo qui? Che almeno vedi. Girasoli. Girasoli. Allora impianterò un barbabietole. Io sono i papaveri qui, c'è meno i papaveri. E poi che ce ne facciamo? I papaveri sono alti. E tu sei piccolino, ciucchito si dice. Ciucchito, che cosa ci vuoi fare? Sta dando l'angolata me la di patologia. Ma no, ma sì, ma che dici? Simo, guarda il tuo sto, Simo. Sì, ti vediamo. Vieni guarda qua, stai. Cara. Cara canappa. C'è sta un cratere qua. I tamburrini. C'è sta la musa. Ma devo aspettare che cresca lo stadio qua. Ma perché? Sopra il concima... Ah, giusto, che le seminatrici già concimano. Come hanno detto. Me ne ero dimenticato. Niente ragazzi, le pecore adesso Matteo guarderà sull'esc se stanno bene. Vero? Intanto che noi una gli fa male la panza, Cosa? Una c'è la sciorda, Oh, anche 187 ore io dovrei andarla a controllare per il pecore. Sì, 387 ore non si sa neanche se tu guiderai più. Magari ti hanno tolto la patente. Per cui. Vabbè. Stai buono. Beh, vado a piedi. Sì. Sì, in effetti sta mappa è molto piccola. Cioè, le dimensioni di farming sono un po' molto sfasate. Perché tipo
sono campi grandi, però è una mappa che volendo a piedi in una giornata te la giri tutta. Una giornata, ma neanche. Cioè, ti fai una passeggiata di... Ma sì, davvero, una giornata, parte la mattina, arrivi la sera, te la sei girata tutta. E noi ci giriamo con dei mezzi che hanno 400 cavalli. Finché non scappa... La mappa tua desiderata va a Falloi, no? Invece di sbassare al lato nei miei, io sbasso la tavola, sbasso di qua. Praticamente, ragazzi, adesso stiamo aspettando tra virgolette la dettara italica. Cosa facciamo? Ma... quando uscirà quella mappa lì, cosa faremo? La serie italiana. Serie italiana. La serie portoghese facevo. È una serie italiana. Serie italiana, ma questa qui la continuiamo. E ci che fai? Me la porta avanti, che fai? Oh, o dai, trasferiamo questi mezzi su di là. No, no. Simo, la simulatrice. Non so. Ti sei alzata la zavora, ti siamo andati, si rimane alta la seminatrice. Ma non è che si sono confusi i covardi sul cammino? I? Covardi sul cammino. Sì, No, è confuse i comandi sulla tastiera, è diverso. Piace contro le due. Control e B. Anche Control B le alzi tutte e due, le abbassi tutte e due. Control B e vai. No, Control V abbassa solo quella al contrario che hai tu sulle guardie. No, tutte e due, ho guardato tutte e due. Non tutte e due, l'ho appena provato io. Fai alzare per favore il tempo per potere. No, Kimo sta ancora finendo il seminare. Ah, già finito, sta già. Porca manosca la macchina. E vai condition. Vai, ci muovi fare? Oh, ci vedo. No, si vede bene qui in corpo. Quanti stadi ci sono ancora da crescere? E come il lamba? Buona, fermo che sta già fuori solco. Fuori solco, che dici? Dove sono le pecore? C'è da pulire le pecore. Vai, dagli con la bala. Fare solco. Poi, hai visto lo robot della Levi? No. Lo sono visto. Allora, sul gruppo l'ho visto. Ti sta di quello, Dan? Lo puoi mettere. No. Va bene, nella mod che si posiziona, eh? Pulisce da solo! Sì. Ah beh, sì, ma non penso. Vai. Proviamo. Kill Croc l'ha presentato, Ah sì? Però l'ho perso. Però è una versione beta. Ah, è ancora sempre quella per il single player. Fa un po' di errori. Però non lo so se sei un multiplayer o lì. Ma io sarà... È cresciuto mentre saltiamo. Se è quella che dico io non c'è problema. Se è quella che dico io era solo per il single player. Ah, bello, ecco, è il campo sfasato. Come campo sfasato, simbolo. Bello. Ma dove? E vai, Randur che gira soli, e vai. E vai, Collisio. Sono domani su di molte cose. E vai, va, che roba. Anche nel 15 avevamo fatto una cosa del genere. Seminiamo mais. Con mezzo campo di barbabietto. Buoni. Lì sono dettagli. Ma, Dan? E invece di sacchiare 3 volte, sacchiamo 4 volte. Non cambia niente. Da posto di erare, non è che deve che lo compro. No. Ho lavato già il trattore, io almeno arrivo qui, lo devo solo che parcheggiare. E mor vengo. Che bella vita. Seminatrice ancora piena, per cui non devo neanche riempirla prima di metterla via. Galline hanno fatto le uova. Quelle fanno tutte le mattine le uova. Sì, abbiamo... quante galline abbiamo? Non si può vedere. Non si... Ma perché? Galline, quante siete? Insomma. Contale! Non c'è una gallina qui che mi dice quante sono. Sì, perché in farming una vale per tipo...
E civile. Sì, infatti. Se poi mi facesse raccogliere le uova. Ecco, più uno su. Ma non me le fa raccogliere. Ma io. Guarda, le lancio in faccia le uova. Quello che ha, ah, che sì, ha fatto farming. Ah, ok. Ma guarda, devo salire sul trattore. Puoi scendere. E non me ne farà. No, fammelo. I soliti bug, Dan, non faccio più caso. Lo so. Lo fa. Ma perché io prendo 12 mesi e mi continuo a prendere 14? Simo! Togliamoci la seminatrice noi, va. Che a Simo piace tutto sport. GPS accesa, trattore sport. A Simo piace tutto sporco, ma a me è un segreto. Ai. Non ditelo a Simo, sennò si offende, che a me piace tutto pulito. È molto un segreto. No, certo, comunque un segreto non lo è, perché lo sa. Se un agricoltore nella realtà dovrebbe pulire tutti per volte il mezzo. Sì, ma un agricoltore nella realtà va a seminare il campo, non è che il trattore si sporca fino sopra il tetto. Ah no, la zavorra sembra che l'hanno immersa nel fango. Hai presente quando fanno le verniciature quelle a cariche? Ecco, uguale. Ah, ma avete detto che per sganciare, cioè per lavare bene bisogna sganciare. Vediamo se è vero. È vero. Sì, è vero, ora te la faccio leccare a te tutta la seminatrice finché non si pulisce. Non è vero niente. Uguale. Dobbiamo spegnere il trattore. Sì, non si lava lo stesso. Oh, vabbè, quello è un bug. Per te è tutto un bug, Matteo. Non ti si lava la seminatrice. Non c'è l'idropulitrice che è tarocca. Non c'è l'idropulitrice che tenga per sto sporco maledetto. Fai vedere il puliva perché c'ho a casa io. Vabbè, ma guarda questa. Una che costa 4.500 euro della Carker, non so quanto possa essere grama, eh. Vabbè. Poi non so di cosa hai te, però. Ho un pull vapor del 380 che ha 4 misure diverse di potenza. Sì, quella che lava a caldo, se ci metti. Sì, va anche a caldo. No, ne ho due. Ma è quella che ci metti anche il sapone dentro, per caso? Sì. Ma come il sapone? Ehi! È quella posta di sapone? Non è proprio sapone. Ma che ti dici? Disinfettante? Ecco. Disinfettante. Mi fido, dai, per una volta mi fiderò di Matteo. C'è la pompetta a fianco, ma tieni il tubo da. Tutte le volte che mi sono fidato è andato a finire male, per cui. tranne quando ti devo dire le puntate. Quando mi dice le puntate lui è. Non si dice telematico, com'è? Beh, quando sei giusto, non mi viene in mente il nome. Puntuale? Ma non puntuale! Sveglio! Non lo so! Sveglio, vabbè. Lascia aperto. Proprio io sveglio. Sveglio! Abbiamo 52.000 euro, ci sono calati di tipo 3.000 durante una notte. Ed è stato aggiornato questo 7530, è giù a dire. Però non voglio aggiornarle perché da quanto ho visto, se compri 7530 praticamente ti esce la scritta 7430. Vabbè. Ma è stato aggiornato in che senso? Hanno aggiunto i C, eccetera, eccetera. Non so. Io con la effetto, ma come? Va bene, aspetta Simo, portati giù un trattore con la pala, qualcosa. Guarda, vado giù io con la pala, guarda Simo, vado giù io col 313. Ma basta, Simo, che mi lavi Simo, il sacchiatore te. Allora, basta che mi lavi il sacchiatore. Vediamo se c'è qualche offerta, figurati. Mi pare che non ci sia bisogno di nulla. Paglia, qui c'è scritto che hanno bisogno di paglia, ma dov'è che gli va data la paglia? Dove paglia? C'è scritto: gli animali hanno un costante bisogno, hanno costantemente bisogno d'acqua. Hanno anche bisogno di una mangiatoia e di paglia. Oh, Dan, c'è 905 euro lì da soli. Che è successo?
Capito? Io sono andato con gli accessori perché sono più presto, capito? Sì, ah. Hai fatto bene. Avete notato che c'è una striscia di girasoli, una striscia di mai. Lascia perdere qua. Un triangolo di girasoli in mezzo. Lo mai per cosa? Niente, 300, 400, ma cosa? Dai Matteo, dati una mossa su, che qua ci abbiamo da lavorare, che stiamo a aspettare te. La lana 4100 euro. Anche tutto pronto, Eden. Ma che, tutto pronto? Devi stalkearle ancora tutte una volta tranne il 21. Guarda. Quando mi dici guarda. Palle. Guarda, te lo devo dire io, che sono da stalkeare un'altra volta. Non carica la mappa. No, io li vedo blu scuri. Dammi a me, ho capito. Tu vedi. Tu è tutto buggato, tu vedi tutto blu scuro, tu qui, tu là, tu sei sempre quello diverso. Ma hai sentito Simo che dice che lui vede un bug, che vede tutto diverso, no? A me capire, ecco, ma la paglia, don corpo si mette? Non c'è la paglia. Nelle pecore? Non si mette. Si sono sbagliati quando l'hanno fatto. Hanno scritto paglia invece non ci va messa. Vabbè, ci sta da pulire, ci sta quattro cacatella di fora, non è che ci sta da pulire. No, infatti, pulizia 38%, però la produttività è ancora al 100%. Magnete cocche, magnete! No, perché gli animali hanno bisogno costantemente di acqua, hanno bisogno anche di una mangiatoia di paglia, c'hai ragione. Sì, ma la paglia. Però dove la metti? La paglia non si ci mette e basta. Aspetta. No, c'era un modo per mettergli la paglia, ma non si ci mette. Ma che no? Oh, ma lo pecorami, lo pecorami. Perché le pecore mi seguono? Perché ti riconoscono il capo della specie. No! Era pessimo questo, era pessimo. Ah, lo giudicheranno nei commenti. Va bene ragazzi, ci blocchiamo un attimino qui, ci rivediamo quando abbiamo sarchiato, pronti per la trebbiatura. Eccoci, tornati ragazzi, cresciuto il mais e anche i girasoli. Adesso siamo pronti in trebbiatura con Simo nostro, Gagliardo e Tosto. Pronti. Che mi sono preparato di là, lui parte al centro, almeno trebbia tutte e due a tempo. Cazzo di dama, porca puttana, va qua. Ah, io stavo venendo di lì e tu veni di qui. Oh. Comunque, qui il caro Simo ce l'ha. Ti piace? A porta. Ah, io me ne vado. Ti saluto. Ti saluto. Ciao, buonanotte. Buonanotte. le 2:15, buonanotte. Buonanotte. Andiamo a dormire. Allora, delle galline. Dormi con i buchi. Comunque, una cosa, ragazzi. Bugli. Che voi non so se sapevate. Quando Farming vi teletrasporta in questo modo, non dovete contrastarlo. Cioè, praticamente scendete dal trattore, lui vi teletrasporta, lo lasciate andare 5 secondi, vi porta fuori dal trattore, poi voi siete liberi di andare dove volete senza che più vi teletrasporti. Così. Non so se lo sapevate, una cosa che a noi dava parecchio fastidio, già anche nel 15 quando lo faceva, ho scoperto sta cosa. Ma perché lo fa? Ah, non lo so. Perché qui ci vorrebbero gli ingegneri della Giants. All'effetti, ecco. Sai cosa? Nel 2013, allora 2011 io ho sempre giocato in multiplayer, sì, ma come server. Non sono mai entrato in una partita di nessun altro, ho sempre creata io, per cui non so dire come fossero i multiplayer, cioè come ping e tutto. A parte con le connessioni che c'erano allora, però ho sempre giocato, ho sempre creato io la partita, ecco. Sul 13 era impossibile sui server pure, server dedicati, camminare.
Cioè tu facevi un passo avanti, te ne faceva due indietro, un passo a sinistra, te ne faceva due a destra da solo. Cioè, camminare era una cosa impossibile. Facevi un chilometro, in single player facevi un chilometro, in multiplayer facevi sì e no 10 metri, con lo stesso tempo. Nel 15, sta cosa che ti teletrasporta, nel 17 pure, e poi non si lavano i mezzi. E qui dove sono gli ingegneri, quelli che ti rispondono, il gioco è ottimizzato, è perfetto, il gioco qui, il gioco lì, il gioco là. Ah, non si fanno sentire, né? Allora, togliamo questa erbetta qui che gli dà fastidio. Non è perché non si fanno sentire. Perché dopo devo. Cioè la garanzia dopo devo. Rilassare. Perché non sono in grado di farlo diverso. Ecco. Volevo inventare una scusa un po' più. Un po' più soft? Cazzo. No, non sono in grado di farlo. Hai visto cosa hanno cambiato dal 13 al 15? Tante. Ah. Sì, scusa, dal 15 al 17. Ma ecco, cazzo. Si scarica. Eh? Okay, una cavolata, hanno cambiato, hanno aggiunto mezzi a grafica, basta. Hanno cambiato giusto qualcosa che la maggior parte. Allora, le gomme dinamiche c'erano già nel 15 come mod. Poi non quando, so. Quando va la GPS mi va adesso. C'è la. Oh, piano piano miglioreranno? Sì, sì, c'è la mod quella lì dell'hardpoint extension, quella del workshop. Che c'era nel 15 fatta bene e nel 17 l'hanno copiata fatta anche peggio. Di cose nuove innovative cosa ci sono? Le cinghie, che alla fine non è null'altro che lo script del blocco con il disegnino delle cinghie, magari forse guidare i treni e le missioni, forse le missioni è l'unica cosa, ma neanche, perché le missioni c'erano già come mod nel 15. Cioè oramai giocare a farming è una cosa monotona. Vabbè, hanno aggiunto un po' di culture che comunque nel 15 c'erano, ma solo come nel dice. È bello che ogni due anni loro aggiornano il gioco, lo fanno pagare, ti danno per quello che hai pagato nel 15, ti danno gratis qui, quindi l'hai pagato, lo devi ripagare un'altra volta. In più ti danno tutte le mod che c'erano nel 15 peggiorate, perché la il multifruit del 11, 13, 15 c'erano una vagonata di roba e davvero non sto neanche qui a elencarle tutte perché finirei domani. Idem per le mod che hanno messo, che hanno trasferito dal 13 al 15, dal 15 al 17, tutte le migliori mod o comunque le mod che gli sembrava utile mettere le hanno riportate uguali identiche. E quindi per fare un gioco, fartelo pagare e mettere quei DLC che hai pagato due anni prima, magari anche qualche mese prima, come il caso del DLC Holmer, te lo fai ripagare per averlo qui neanche completo. Cioè un po' una presa per il culo, sinceramente. Ora, io farming lo compro perché comunque è il gioco principale, comunque poi a me piace. Cioè qualche cambiamento l'hanno fatto, non dico che è sempre lo stesso, che l'hanno peggiorato, anzi è stato molto migliorato anche la manovrabilità dei mezzi, tutte queste cose qui. Però Potevano fare sotto forma di aggiornamento come Euro Truck. Se la Giants capisse di fare un gioco Farming Simulator e basta. No, Farming Simulator e basta era già uscito. Farming Simulator 2, diciamo Farming Simulator 2, e cosa ci mette al posto di metterci ogni volta i mezzi del DLC? Lo aggiornasse, facesse 2-3 DLC all'anno che costano 5, 10, 15 euro. Sarebbe oro avere sempre le stesse mod aggiornate, avere tutto perfetto. Cioè, no, qui devono fare giochi nuovi. Spendono meno anche loro comunque per i DLC. Spendono di più. Guarda che la casa che fa Euro Truck, la SCS Software, ha studiato il modo migliore. Fare un gioco, la strategia adesso va bene un altro, ma comunque prima è iniziato con un'altra strategia di fare tanti giochi come Farming, Euro Truck, German Truck, UK Truck. Adesso fa solo Euro Truck e vabbè American Truck, che è un po' poco seguito anche. Porca
stanze piene. Sta partendo un po', ora guarda. E lo tiene completamente aggiornato. Una volta al mese, almeno una volta al mese, scappa un aggiornamento, un DLC, qualcosa. È la cosa migliore, secondo me. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan, Timo, Matteo, è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.